Qua siamo al Bioparco di Roma, dove è nata 3 giorni fa una zebra di Grevy. Parliamo di una specie minacciatissima. E questo dopo 13 mesi di attesa, 13 mesi di gravidanza. Abbiamo 2 femmine di zebra di Grevy qua dentro. E come hanno importanza a livello genetico per la popolazione europea, abbiamo portato un maschio che stava con loro un anno intero, è partito, ripartito un anno fa, ripartito, tornato alla Repubblica Ceca da dove è venuto, ma nel frattempo il suo dovere lui ha fatto, e una femmina rimasta incinta e partorita anche bella. La seconda femmina siamo sicuri al 90% che anche lei incinta ha una bella pancia e speriamo che partorirà anche lei. Con lei è più difficile perché Gianinka, la seconda femmina, non è mai partorita, è premifera, e speriamo che all'età di 16 anni riesce anche a rimanere incinta e partorire. La zebra di Grevy è una zebra che è un po' distinta, diversa dall'altra, la zebra di Grant, che è più comune, è un pochino più alta. Le strisce sono più sottili, le orecchie più grandi e la pancia è bianca. In ogni caso, questa nascita, che non è per scontato che arriva un maschio, fa riprodurre e le femmine rimangono incinta, è una nascita importante anche per la popolazione europea che abbiamo, che è gestita da un programma sotto IAZA. IAZA, la European Association of Zoo Aquario. Sotto IAZA ci sono oltre 400 programmi di conservazione ex situ. EEP, IAZA Ex Situ Program. La zebra di Grevy è gestita sotto uno di questi programmi con una coordinatrice che sembra, sulla base della genetica della popolazione in cattività, e gestisce le nascite e decide chi può accoppiarsi col chi. In Europa ci sono 235 zebre in questa popolazione che abbiamo detto. Adesso abbiamo un'altra, 236, una femmina che quando crescerà probabilmente andrà a un altro zoo per accoppiarsi con un altro maschio non parentato. Mentre in natura, la situazione che non sta bene per niente, per motivi che spiego adesso, parliamo tra 2300 e 2700 animali, che sono una zona arida di Kenya, al nord, e un po' nel sud Etiopia, pochi animali, intorno a 170. In tutto ciò, questi animali vivono in una zona dove ci sono anche allevamento dei bestiame vari, e questo allevamento vuol dire che presenta una concorrenza importante sulle risorse, sia da mangiare e sia soprattutto acqua. La siccità che c'è adesso in Kenya, dagli ultimi 2 anni, ha peggiorato la situazione. Bioparco, con diversi zoo europei, ha mandato soldi l'anno scorso per comprare fieno per alimentare le zebre di Grevy in natura, perché non avevano da mangiare, avevamo rischiato che si muoiano un bel po' di animali, e vuol dire che mettono la specie in rischio di estinzione immediato quasi. Come ho detto, la situazione non sta molto in natura, non sta molto bene, e vuol dire che la popolazione europea a me serve come una salvaguardia per qualsiasi catastrofe in natura che può anche succedere con questi cambiamenti climatici che abbiamo.